Discusse in una conferenza stampa all'interno del Salone di rappresentanza della provincia di Brindisi le osservazioni conclusive del progetto di solidarietà incentrato sulla cooperazione Puglia-Palestina, patrocinato dall'assessorato al Mediterraneo della regione Puglia, retto dall'assessore Silvia Godelli, e dall'assessorato alle politiche sociali della provincia di Brindisi, rappresentato dall'assessore Francesco Mingolla, vicepresidente della giunta provinciale. L'obiettivo di questo progetto che è stato ammesso a finanziamento nel 2009 è proprio quello di migliorare l'assistenza sanitaria in un territorio molto travagliato come quello della striscia di Gaza. E migliorare l'assistenza sanitaria portando tecnologia e facendo anche formazione in modo che si potessero migliorare le condizioni sanitarie e per quanto riguarda le malattie intrinseche di un territorio e per quanto riguarda quelle malattie che ne possono poi derivare in seguito ad eventi di bellici. Il progetto, che ha contato anche sul partenariato dell'azienda sanitaria locale dell'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi e dell'unità operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva universitaria di Bari, e si è sviluppato nelle ultime 3 settimane con viva soddisfazione dei medici palestinesi che hanno partecipato allo stage di formazione, ha quindi avuto come scopo principale la realizzazione di un piccolo ponte di aiuto e scambio di conoscenze in campo medico-sanitario a sostegno di una popolazione piegata dalla guerra come quella palestinese, implementando le competenze mediche con il potenziamento delle capacità tecnologiche e organizzative della struttura ospedaliera e la fornitura di attrezzature mediche. L'iniziativa rappresenta per gli enti coinvolti solo un punto di partenza per progetti destinati a queste utili forme di solidarietà e sostegno di respiro internazionale, che possano anche favorire un dialogo sui possibili cambiamenti di tendenza e di ispirazione delle coscienze.